Sì, sono un trombettista di jazz. Sapete tutti che sono nato a Berchidda, piccolo paese non lontano da qua, e che sono soprattutto figlio di un pastore. Mio papà faceva il pastore, viveva in campagna, io ho passato la mia giovinezza con le pecore, con le pietre bellissime, quelle della Gallura, anche se Berchidda è nel Logudoro, ovviamente modellate dal vento. Mio papà era un pastore che viveva una vita complessa, ovviamente, come tutti i pastori, molto legata al ciclo della terra, un ciclo complesso. Quando sono diventato grande, mio padre mi ha detto: fai nella vita quello che vuoi, ma non fare il pastore. E poi si è capito perché in questi ultimi anni. Era un pastore, ma era allo stesso tempo un poeta, come tutti i pastori. Un poeta che aveva un forte legame con la terra. Un poeta che avrebbe voluto studiare, avrebbe voluto sognare qualcosa di più, ma non ha potuto farlo perché la sua famiglia non poteva permetterselo, ma che aveva fatto la terza elementare. Molti anni dopo, una quindicina d'anni fa, Luigi Offeddu, giornalista importante, venne a Berchidda per fare un articolo sul nostro festival di jazz. Incontrò anche mio papà, insieme a tante altre persone, e scrisse sul Corriere della Sera quella mattina un pezzo molto bello in cui disse: ho incontrato anche il padre di Paolo Fresu che ha fatto la seconda elementare. Io feci vedere questo articolo molto positivo a mio papà, che si arrabbiò moltissimo, perché lui aveva fatto la terza elementare, e disse: adesso devi chiamare il giornalista e devi dirgli che cambi l'articolo. Gli disse: papà, è uscito il pezzo stamane su un quotidiano nazionale, non è possibile cambiarlo. Lui si procurò una penna e cambiò l'articolo, scrivendo che aveva fatto la terza e non la seconda elementare. Era un poeta che scriveva, come tutti i pastori in Sardegna, come tutti gli agricoltori, scriveva in sardo, scriveva poesie, scriveva dei piccoli romanzi, molto naif, ovviamente, ma soprattutto aveva passato la sua vita a raccogliere parole, le parole desuete, quelle che si stavano perdendo, quelle che forse oggi ci sono totalmente, ahimè, perdute, se non che c'è qualcuno che poi le ha riordinate, per esempio Pietro Casu, proprio a Berchidda, con uno dei vocabolari più importanti della lingua sarda, insieme a tantissimi altri. Ma a lui questo non interessava, non interessava raccogliere parole perché queste poi diventassero un libro, diventassero un vocabolario. Interessava raccogliere le parole perché era il suo modo di relazionarsi con la vita, con la memoria, con quello che aveva vissuto, e lui aveva una grande memoria. Ho scoperto da grande, nel momento in cui mi sono messo a riordinare tutti i suoi materiali sul mio computer, tutte le sue poesie, centinaia e centinaia di poesie, i suoi romanzi, prendevo i suoi quaderni, li portavo in viaggio in giro per il mondo e mi mettevo su un aereo magari da Roma a New York a riordinare questi quaderni senza che lui lo sapesse. E scoprì poi che aveva raccolto circa 7.500 parole, vocaboli berchiddesi, e oltre a questi sofrastimos, le bestemmie, oltre a questi i nomi delle persone di una volta, e tanti nomi, tutte le varie desinenze di Giuseppe piuttosto che Pietro, piuttosto che altri nomi, e che aveva raccolto il numero di cavalli che negli ultimi 50 anni avevano abitato le terre intorno a Berchidda, e si ricordava anche tutti i nomi dei cavalli, anche tutti quelli che erano stati i proprietari. Ad un certo punto ho stampato questo materiale, ho stampato queste parole, ho stampato queste poesie, e in un Natale di molti anni fa gli ho regalato questi libri. E lui rimase sconvolto da questo regalo, ovviamente non era al corrente, e mi disse: era sconvolto ovviamente nel vedere riordinato tutto questo materiale che apparteneva alla sua vita, forse 40 anni di vita, ma soprattutto mi disse: ma tutte queste parole stanno dentro quel computer dove tu le hai messe? Gli ho detto: sì, papà, tutte quelle parole possono stare dentro un computer e possono starcene molte di più. E allora mi disse: guarda, non l'ho mai detto perché mi vergognavo, perché lui
riordinava queste parole quando in campagna magari pioveva, quindi lui non aveva modo di uscire, allora si richiudeva in casa e aveva dei tanti fogliettini piccolissimi e al momento opportuno lui con un lapis scriveva una parola, la parola che si ricordava, e quella parola poi la teneva in tasca. E spesso questi fogliettini erano magari le ricevute di un acquisto fatto, oppure erano le ricette del veterinario delle vacche o delle pecore. E mi disse: mi sono sempre vergognato di questo, ma adesso ti racconto una storia. Dice: quando io ero in vigna, perché come tutti i pastori, era anche un agricoltore e appunto aveva la vigna, disse: quando io non mi ricordavo, o meglio, quando io mi ricordavo una parola ma non avevo in tasca nulla per scriverla, dice, staccavo un pezzo di sarmento dalla pianta e annotavo per terra la parola. E quella parola poi il giorno dopo sarebbe stato il giusto computer nel quale depositarla per fare diventarla qualcosa di importante, la terra. Quindi quella idea di memoria molto semplice, molto banale, ma estremamente ricca e preziosa. Nel 1988 sono diventato musicista professionista, o meglio, sono diventato jazzista professionista prima, intorno al 1982. Voi vi starete chiedendo come mai uno di Berchida diventa un musicista di jazz, non lo so. Non ponetevi questa domanda come non me la pongo io. So solo che c'era una banda musicale, che io ho suonato nei complessi di musica leggera per tanti anni, nei matrimoni, nelle feste, nei carnevali tempiesi, fino a un giorno in cui ho scoperto questa musica, ma questo è poco importante. Ciò che importa è che da figlio di pastore, nel 1988, grazie a una meritocrazia della quale Giuseppe ha parlato, ho potuto comprarmi una casa, la prima casa che ho comprato. Era un casale nell'Appennino tosco-emiliano, vicino a Porretta Terme, perché non potevo permettermi di comprare una casa a Bologna, che era la città nella quale vivevo. E comprai questa casa nell'Appennino, una vecchia casa molto, molto romantica, molto emozionante, con un vissuto importante. Vicino alla linea gotica, dietro questa casa, c'erano proprio ancora i crateri delle bombe del 1943. E entusiasta, fiero di questo acquisto, portai i miei genitori a vedere questa casa. Quindi andai a Civitavecchia, andai a prenderli con la macchina e poi facemmo il viaggio di ritorno per arrivare lì. A questa casa si accedeva con un vialetto in sterrato, e io insieme alla casa avevo comprato qualche ettaro, 2 ettari di terra. Era una terra semplicemente incidentata dalle bombe della Seconda Guerra Mondiale, niente di più, ma c'era una terra intorno. Arrivammo a casa, dopo un viaggio decisamente lungo, io fermai la macchina, mia mamma, che è ancora in vita, mio papà non c'è più, immediatamente scese dalla macchina, entrò in casa e andò a vedere la cucina, la camera da letto, le finestre, tutte queste cose. Mio papà scese dalla macchina e rimase silenzioso a guardarsi intorno, e io lo osservavo dalla porta di casa e mi chiedevo cosa stesse pensando, se stesse amando quel luogo o chissà cosa pensava. Dopo un quarto d'ora mi avvicino e gli dico: beh, papà, e allora? E mi disse: bravo, hai più alberi di me. Quel concetto di terra di cui parlavamo all'inizio, di quel sarmento che serviva per scrivere una parola in una terra arata, che era quella di una vigna, si declinava, seppure in una maniera diversa, in una idea di bene, di qualcosa di prezioso, che ritornava sempre all'elemento della terra come fondamentale in quel pensiero. Allora, visto che oggi si parla di adattabilità, parlo anche un po' di mia madre, che è ancora in vita, ha 96 anni e tiene ancora i conti della mia casa di Berchida, quella in campagna appunto dove ho vissuto. Non gli posso dare i conti del mio commercialista perché sono complessi, ma lei potrebbe farli benissimo. Secondo me potresti anche assumerla nella banca, perché nonostante i suoi 96 anni è ancora perfettamente lucida e come molte delle donne sarde.
Quando mia madre veniva appunto con mio padre negli anni successivi, spesso sono venuti a trovarmi in quella casa, mia madre si portava lo zucchero e il sale. Mi diceva perché lei doveva fare sa scasadina, doveva fare le seade, doveva fare i ravioli, e che io proprio avevo un freezer gigantesco pieno di cose con cui campavo tutto l'anno e facevo una grande figura con i miei amici, i miei ospiti quando venivano a casa, perché lei diceva che i suoi dolci, le sue paste fatte con lo zucchero che comprava a Bologna non uscivano bene. E io provavo a spiegargli che forse era un problema altro, ma a un certo punto ho smesso di spiegare questo perché la sua convinzione in fondo era quella giusta. Cioè il suo zucchero e il suo sale con il quale riempiva le valigie, perché poi di dolci ne faceva tanti, ovviamente, erano l'unico motivo per cui quel dolce potesse essere buono, giusto e funzionale a quello che lei voleva. Questo torna a un principio di adattabilità che è molto dei sardi, in quanto noi siamo in mezzo ad un'isola e non è vero poi che i sardi siamo così sulla difensiva, noi sardi siamo dappertutto, siamo nel mondo, siamo nelle posizioni spesso più importanti della società, i sardi sono aperti, i sardi sanno essere a braccia aperte e poi si chiudono con quelli che non gli piacciono e allora sono problemi veri, ma questo è un altro argomento. Ci sono tre tipologie di sardi, la prima, quella alla quale afferisce ancora mia madre, perché sono convinto che se lei ancora venisse a Bologna si porterebbe il suo sale e il suo zucchero. Ed è quella di sardi che sono convinti che tutto quello che c'è in Sardegna è meglio degli altri. Le nostre salsicce sono più buone di tutti, non parliamo del formaggio, ovviamente. Con mia madre continuo a parlare in sardo, ovviamente, anche se a casa ho dei continentali oppure a qualcuno che viene da Parigi o da Londra, ma questo è un altro argomento, è un argomento di dinamiche idiomatiche che poco ha a che fare con quello di cui parliamo, ma tant'è. Quindi esistono i sardi che pensano che tutto quello che noi abbiamo in Sardegna, e non parliamo purtroppo solo del cibo, è migliore degli altri. Ci sono poi i sardi che pensano che tutto quello che viene da fuori è meglio di quello che abbiamo noi, ahimè, e questa è anche ancora una buona quantità di persone. E poi finalmente ci sono i sardi ad armi pari, quelli che semplicemente girano per il mondo, si portano la propria salsiccia, il proprio formaggio, entusiasti di condividerla con gli altri, ma allo stesso tempo poi assaggiano il formaggio degli altri, la salsiccia degli altri, sapendo che probabilmente potrà essere buona quanto la nostra, se non anche più buona. Questi sono i sardi che a me piacciono, sono quelli che permettono alla Sardegna di crescere, permettono alla Sardegna di dialogare, permettono alla Sardegna di apprendere, permettono alla Sardegna di mettere in circolo una dinamica di pensiero, di idee, di creatività e costruiscono un'isola che può diventare un vero server nel nostro Mediterraneo, un'isola dalla quale le cose non devono necessariamente solo partire perché sono migliori, non devono necessariamente solo tornare perché quelle degli altri sono migliori, ma semplicemente un server è un qualcosa da cui le cose partono e dove le cose poi ritornano. Ed è questo partire, questo ritornare, a mio avviso, che ci permette di leggere questa isola verso un futuro, di una adattabilità che non è necessariamente un piegarci a quelle che sono i bisogni degli altri, ma è un'adattabilità che ci permette solamente di essere interconnessi e di poter conoscere il mondo attraverso lo scambio, attraverso il dialogo. In fondo, se ci pensiamo bene, questo scambio è quello che milioni, migliaia di anni fa facevano poi da Tarros o dai porti dei greci e dei romani verso il mondo. Tutti sono venuti in Sardegna, tutti hanno preso tanto, ma non è che noi siamo stati con le mani in mano, abbiamo appreso una cucina che viene dal sud, che viene dal Maghreb, che viene dalla Spagna, abbiamo appreso una musica straordinaria che è un insieme di musiche che vengono da tutta l'area del Mediterraneo, abbiamo appreso una lingua che è straordinariamente ricca e straordinariamente unica, laddove questa unicità credo che sia effettivamente l'elemento che oggi permette o permetterebbe alla Sardegna di essere molto più dinamica nei confronti del mondo.
È un momento storico in cui tutti parliamo la stessa lingua, è un momento storico in cui tutti vestiamo nello stesso modo, è un momento storico in cui mangiamo tutti le stesse cose, nel supermercato troviamo tutto, quando penso che in Sardegna ci sia una straordinaria unicità che è dovuta proprio a questa insularità che noi possediamo, di un'isola che è perimetrata in un mare e che se per molti è vista come un dramma, per altri, per me, è vista invece come una straordinaria opportunità. Perché quando io ho iniziato a suonare in giro per l'Italia e avevo 25 anni, quando poi è nato anche un festival di jazz a Berchida, parliamo del 1987-1988, nel momento in cui salpavo il mare e andavo dall'altra parte mi rendevo conto che gli altri mi guardavano come uno diverso. Ma a me questa diversità piaceva tanto. Era una diversità derivante dal fatto che io parlavo pochissimo, per esempio. Il batterista del mio gruppo a un certo punto in un'intervista alla RAI ha detto: quando ho conosciuto Paolo pensavo fosse muto. Perché effettivamente noi sardi, quando andiamo fuori, o parliamo tanto oppure stiamo veramente in silenzio e magari guardiamo e contiamo quegli alberi che ci appaiono anche dal finestrino di un treno. Mi rendevo conto che ero diverso perché essere sardi è diverso, perché abbiamo una storia, un conosciuto su connotto, come dicono a Nuoro, questa parola bellissima, misteriosa, che raccoglie tutto, che su connotto significa identità, significa sardità, tutte quelle parole che pensiamo siano totalmente vuote, e che spesso lo sono effettivamente, ma laddove la parola su connotto mette insieme un vissuto che appartiene ad un passato, ma che è quello che ci forgia, quello che ci crea e quello che ci dà oggi una personalità. E quindi anche il mio modo di suonare era diverso. Io ero un trombettista, sono un trombettista, suonavo la tromba sicuramente meno bene di tanti altri con cui mi incontravo in quel momento a Roma o a Milano, ma il mio modo di suonare era diverso. E quella diversità mi ha permesso poi di poter raggiungere dei risultati più velocemente probabilmente di tanti altri che suonavano perfettamente bene come Miles Davis o come Chet Baker, ma ai quali mancava una diversità della quale probabilmente c'era bisogno. Ecco, allora quella diversità, secondo me, è una risposta corretta a quell'adattabilità di cui stiamo parlando, perché essere diversi oggi significa avere una ricchezza che è fondamentale, ma avere questa ricchezza fondamentale significa non necessariamente pensare che la nostra salsiccia sia più buona di quella degli altri, ma semplicemente significa portarci appresso quella salsiccia provando a condividerla con gli altri, perché gli altri avranno un qualcos'altro che noi non abbiamo e dal quale potremo imparare. Torno verso mio padre, e poi chiudo, torno verso mio padre. Da quale sono partito, con quella idea di terra, da quell'idea di memoria, che forse è il nostro bene più prezioso. C'è stato un momento in cui ho pensato di pubblicare questi libri che avevo fatto e di continuarli, lo sto facendo tuttora in realtà, ma credo di aver preso una decisione a questo punto, che è quello di non pubblicare mai quei libri. Perché quella idea di un pezzo di vite che è capace ancora di scrivere la poesia di una persona, di quell'umanità, la poesia di un albero che conta più di una finestra, più di una casa, continua per me ad essere il bene più prezioso che porto con me ancora e che spero di non dimenticare. Grazie.